Per stasera. Salve ragazzi, qui del 38. Oggi dobbiamo fare, almeno ho io il coraggio di farlo, ma vi assicuro che potrà durare come quell'altra grande come mappa, il bambù. Dobbiamo andare in Giappone al Tempio del Bambù. Giappone, semplice indagine ma breve. No, io a me serve lunga, raga, perché quella breve ci frega, perché ci fa solo due indizi, tre, e mi fa perdere più tempo, perché l'entità poi non capisci cosa fa. L'esorcismo è incompleto allo stesso tempo e ti frega. Quindi voglio uno lungo o estremo. Mi viene di fare un No, gestaccio, ma meglio evitare. Lo gest il... il Giappone è proprio estremo, no. No, ma io Non non. è caso. Ma soprattutto lunga, quindi è anche quella peggio. Neanche quella estremo breve, è quella lunga, quindi ancora più complessa. Quella là proprio entra e muori praticamente. Esci dal camper e rischi di morire. No, perché io sono curioso. Giappone si sta solamente solo breve. Eh no, ci sta anche quello lungo. Semplice indagine, Ah, se no mi fa venire dai. voglia di fare questa qui di nuovo, però non voglio farmi di nuovo questa. Oh, no, estremo. No, estrema lunga. Guarda che vado a. Oh, no, Belgio. Ho fatto tutti questi. Volevo uno semplice e lungo e me lo davo tutti. Francia, Belgio, Germania. Scusa, ma i soldi ce l'hai? Semplice e lunga, Giappone. Uscito, uscito, uscito. Ah, sa fa finalmente. Oh, Tempio del Perché Bambù. peraltro dicendo se c'avevi i soldi per 30, Lo te la so, compravi. non me ne teneva, capito? È brutto. È brutto. Allora, questa è una cosa che dovremmo mettere anche in Fasmofobia, secondo Comprare le mappe? me. Che c'è una scadenza Soprattutto di tempo. quando te ne esce una sola che sei costretto a fare per forza qui. Sì, hai l'obbligo, cioè adesso puoi selezionare, però è bello se c'è la scadenza di tempo o selezioni come ausilio quella mappa e ti togli il pensiero. Secondo me sarebbe anche comodo uno dei due modi. Perché sto facendo questo? Andiamo al coso del bambù, per favore. Qua è a rischio, raga, io non lo so, non l'ho mai fatto il bambù, è la prima volta, Poi è un tanto. mistero, quello che riusciamo a fare. Sì. Non Allora. sappiamo la tecnica, non sappiamo niente qua dentro. È un motivo in più da imparare di scoprirlo. Stavolta andiamo Cioè, con le si sente spie. questa musica giapponese in sottofondo e dice: tu vieni in Giappone, io voglio conoscere il mio panda. Il panda ti fa un'inculata. Andiamo. No, è la cosa più brutta che è tutta scalinata. Cioè, qua è proprio a rischio e pericolo. Cioè, qua. Allora, la cosa buona è che l'entità non ti attacca. Qui, perché qua sono muri invisibili, però quando sali qua sopra i muri non sono più invisibili. Ma tu ti ricordi che ci sta pure una scaletta piccolina che ti arriva proprio dietro? Sì, Dietro concordo. al pulmanino di questo qua, eh? Sì, lo so. Prima voglio capire dove posso andare. Allora, io faccio una bastardata, ma giusto per come fanno in molti, e secondo me sarebbe la cosa più comoda. Inizia a fare un safe point qua, poi dopo avanzi piano piano. Esatto, quello che voglio fare. Vedi, tutto qua me lo devo fare. L'alto si trova in quella lucetta lì per del tipo, guarda che possiamo andare anche per di là. Sì, calma. Più che altro Oh. è l'entità che può andare di là e ti arriva un'inculata selvaggia di quell'entità. Appunto. Oddio, ma sono i rumori del bambù, ma porca Sì, miseria. è il tempio del bambù. Giusto qualcuno. Ma io devo fare una cosa, vicino a quella luce dietro, Sì, ne metto mettere altri, pure la. sì. Bravo, mettere a terra pure una croce, una madonna, mezza ma. No, ma io mo mi faccio tutto un percorso di sumate, non hai idea. Qua da solo io che faccio? Porca miseria, che ansia. Quello può uscire pure da qua solo. Oddio, che è successo? Madonna, c'è stato un momento di luce scomparso. Tu direi, ma scusa, dovresti fare anche ai Madonna? Sì, aspetta che mo la faccio.
Anzi, questo forse. Quello va là dietro. Quello va insieme là. Anzi, proprio guarda qua, vado e lo prendo, metto qua. Perfetto. Ora, madonne, così. Buttiamo le madonne a caso. Arriva l'esercito delle madonne. Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo. Te, morica. Te, vai qua. Gesù Cristo. Se così sta domanda di chi è sta canzone, è di Nino D'Angelo, giusto per chi è amante della, di Nino D'Angelo napoletana. Se lo dice, non esiste questa canzone. Esiste. Esiste. Il problema è da quale è stata rilavata. Dillo tu dove sto rilavato, eh. Dalle metti dei Beatles, appunto. Il terrore addosso solo l'ha nominato. Come rovinare una bella canzone. Ok, credo che già così mi faccio una difesa di tre mura proprio come non ci sono domani. Ma qua ma ne manca ancora uno. Mamma mia, raga, voi non avete idea di quello che sto facendo. Ma io mi devo fare una difesa. Ma non è un po' iniziare ad avanzare un po' però. Sì, ma io già sono a posto, già ho iniziato. Io già ho iniziato a farmi solo una difesa sicura per il momento, perché quella cosa lì. Ecco, ora sì che sono felice, perché mi serve un crocifisso e lo metto lì. E la videocamera sta già là, vedi? Così posso iniziarmi a avviarmi, capi? Ora posso avviarmi. Voglio solo mettermi un altro lì. Sì, perché proprio per essere quella sicurezza della Madonna, no? Ora sì che sono contento. Ora ci possiamo avviare. Finalmente, raga. Cioè, guardate qua che cosa ho combinato. Ma qua c'è un altro crocifisso, l'ho messo. No, ok, l'ho messo qua, infatti, ok. Cioè, mo ditemi voi la protezione di sua madre. Vedo qualcosa lì ed è bianco. Sì, è bianco, è bianco, è bianco. No, può essere un demone, può essere un demone. Zitto, zitto, reventa demone. Già abbiamo qualcosa di interessante. Ma non sente una mano. No, qua mi costringe a muovermi con la torcia. Mi sa che si sarebbe obbligato realmente la torcia qua. Si vede la mano. Qua stavolta sì. Che palle, non volevo. Però potrebbe essere un demone e cosa. Quindi già posso dire che la Madonna non mi serve più. Sicuramente, quindi diciamo che forse. Aspetta, però non sei sicuro. Era fermo, però era in piedi. Comunque questo coso è bruttissimo, eh. Cioè è fatto da Dio, però. Questo è brutto da giocare, nel senso che è pericoloso da ogni angolo. Sì. Mo sta fermo là. Cioè mo sta fermo là, lo vedo, l'ho visto proprio. Facci un giro qua dentro. Che non si vede mai niente prima. Sai qual è il problema? Che non vedo ugualmente nulla poi per questo motivo. Cacchio si ha posti cosi. Questi possono essere dei passaggi. Oddio, ma mancano i cuscini. Ma c'erano i cuscini per dormire. Ma dai, sto portando per passare. Arriva dall'esterno.
Eccola, vedi dove. Sta arrivando, guardalo. Demone potrebbe essere. Puoi parlare? Puoi parlare? Sei appena. Che cazzo? Ok, il fatto che l'app spotta, però a me serve capire anche dove. Aspetta, forse l'ho scamato. Madonna, sai qual è il problema della torcia, bro? Che anche se tu vedi, non ti aiuta qua. Area di spotting. Ok. Pentacolo. Niente pentacolo. Oddio, dove si trova? Quel bastardo si trova vicino all'uscita. Mo devo fregarlo in qualche modo. Fammi pensare come posso fregarlo mo. Perché lui mover, se lo faccio venire qua, spotterà qua e mi attaccherà ai lati. Può venire qui o da qualche altra parte. O vado al cimitero, no? E sperare di bloccarlo lì. Eccola, guarda, guarda, guarda come sta venendo, mo. Hai visto come stava correndo? Si è fermato là, si è fermato. Bene, tanto so che può essere un demo, un poltergeist, quindi già crocifissi. Però. Sì, perché il crocifisso l'aveva bloccato, quindi già. Grazie. Ora devo capire, però, come esorcizzarlo. Cioè, devo sperare che non ci sono oggetti occulti. Anche se forse qua gli oggetti occulti sono pochissimi, quindi ci sono poche aree effettivamente dove posso fare gli oggetti. Perché è aperto, capito? Questo forse già è una cosa a mio vantaggio. Anzi, questo. Però. Scusami. Per curiosità mia. Ma non c'è un oggetto invisibile qua, eh? No. Che è? L'entità comunque sta là, quindi sta proprio qua dietro, quindi vediamo un po' di. Sì, quello va a mettere la luce là. Ora dobbiamo usare tutti gli oggetti, vediamo un po' di triggerarlo. Però ci sono pochi luoghi dove può scrivere comunque, da non sottovalutare questa cosa. Quindi potrebbe anche scrivere direttamente sul libro. Vedi dove è l'entità? Quindi se tutto va bene dovrebbe attaccare qua. Mo siamo proprio all'inizio, raga. Come è successo con quell'altra area del castello più grande. Mo noi ci mettiamo in un punto dove probabilmente può attaccarci più tranquillamente. Però dobbiamo poi scoprire la sua zona di spot. Perché se poi lo scopriremo, ragazzi, il gioco è fatto. Là lo freghiamo alla grande. E possiamo fare tutte le chiamate possibili per fregarlo. Eccolo, guarda dov'è. Ciao, tutto a posto. Sono le campane, din donda. Spirito, puoi scrivere? Spirito, puoi scrivere? Adora stare là. Ma allora quanto sei veloce. Lo sprint. Spirito, puoi scrivere? Spirito, puoi parlare? È arrivato il demonino è arrivato. Aspetta.
sono pazzo. Spirito. 3-4. Allora, è un 3. Molto pessimo. Non va affatto bene. Pessimo. Però è un demone. Beh, adesso sappiamo che è un demone. La risata mi è piaciuta. Si comportava abbastanza da... Era un po' demone. Sì, ti ha aggredito subito, effettivamente. Mi ha aggredito subito. Allora, andiamo con ordine. Punto 1. Ecco. Madonna, ha flashato. Meglio che rimani così, va? Allora, andiamo con un demone. È un 3-4 perché ha fatto un 3-4 per il momento. Attenzione, non è ancora pronto. Ride, quindi devo uscire il luogo e li devo scoprire. Temperatura, facciamo la temperatura. Ma io voglio andare anche col termometro, ma fa diretto. Sì, facciamo la temperatura. Errore, temperatura però. Sì, e mo vediamo se scrive, se fa e cosa, perché abbiamo solo due indizi. Lo so, uno mi può dire, ma scusa, già con due indizi puoi iniziare a esorcizzarlo. No, perché se lui inizia a esorcizzarlo si incazza come una iena. Già il fatto che fa versi e suoni vuol dire che cioè che parla, fa le cose del luogo. Devo fare il devo leggergli la Bibbia. Spirito, mostrati. Spirito, mostrati. Demone, mostrati. Sì. Porca... Wow, jumpscare è venuto. Complimenti, glielo concedo. Spirito, mostrati. E per favore stai fermo da qualche parte. Guarda, hai visto come mi ha attaccato? È andato da qua? Ho fatto bene a farmi blocco intorno a me, madonna. Spirito, mostrati. E per favore, stai fermo. Spirito. Demone. Demone, mostrati. Madonna, che versi molesti. Demone. Sei un negativo. Te fai tutto per lo sparare. Uè! Grazie. Negativo è zero, no? Negativo è zero, volevo dire. Lascialo fare qualcosa là intanto. Ho fatto uno screenshot involontario. Aspetta, le foto. Sfere di luce, anche lui fa il rumore del... delle dita, hai visto? Oddio, ma si è buggato. No. No, questo è perché si è buggato. Sta possedendo una statua davanti a me. Comunque, dove c'è? Forse l'ha sparato. No, spero di no, non dirmi queste cose. Si è poi bloccato, cioè si è fermato là. Quanto sei brutto, vedi, il demone ha quelle... Eccolo. Ok. Madonna, inquietante. Non so se scrive, quello è il problema. Però non ho visto... Può scrivere. Però nel dubbio metto scrive superficie. Perché non ho visto pentacolo. Quindi già questo. Quindi acqua santa. Recita più volte, neutralizza il complimenti, nuovi rumori. Comunque ho sbagliato, volevo dire disegna. Poi quindi acqua santa, libro, usa il bastoncino con il flash dell'entità del fotografo. Ok. Praticamente devo fargli tutte le trappole. Ok. Per non farmi attaccare. No. Bene.
corri, via. Devo prendere tutte le trappole. Madonna, quante... Quindi il demone, hai visto come vola? Come corre cattivissimo. Una nuova dinamica. Una nuova dinamica. Allora, recita, vabbè, questo dopo. L'acqua santa, spero di pigliarlo, però, Ra, mi raccomando. Raccomando, infatti. Usa il bastoncino e poi che cos'era l'altro? Il coso di sale. Okay. Se tutto va bene lo dovrei fotterlo nella primo turno. No, giro no perché mi manca il libro. Però se lo inizio a farlo incavolare sono a posto. Oh, questo sta durando molto meno. Spirito, mostrati. Demone, mostrati. Guarda dove sei bloccato, però. Ma io volevo fotterti. Vabbè, ti metto questo coso qua. Tiè. No, più qui. Tiè. Lo posso fregare, Zitto. Forse l'ho bloccato, Zitto, che forse con i 3 metri l'ho bloccato. Ah no, aspetta. No. Quella era in... in fasmofobia, praticamente. Non da... Ah? No, anche qua 3 metri. Però c'è un fatto che mi sono ricordato dei 5 metri del crocifisso. Ma quello funziona con la Banshee in Phasmophobia. Perché è debole ai crocifissi. Quando un'entità è debole ai crocifissi, aumenta il valore di dai 3 metri ai 5. No, dai, non mi puoi trollare in questo modo. Furbissimo, mi ha attaccato, bravo. Hai visto? È rimasto lì perché così mi attaccava su. Spirito, mostrati. Molopi. Spirito, mostrati. Spirito. Spirito, mostrati. Spirito. Spirito, mostrati. Puoi parlare? Oh, finalmente ho tirato bene. Mo ti leggo una bella poesia. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. E non funziona. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. Vedi, è fastidioso questa parte. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. Ma mi sta prendendo in giro il microfono. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. Che torni da dove sei venuto. Che torni da dove sei venuto. È bastardissimo. Che torni da dove sei venuto. Ma dai. No, è bruttissimo perché devi... Ma il fiatone non è mio. Oddio, no, dov'è? Ehi! Voglio farti la foto, Mo sei incazzato. Che torni da dove sei venuto. 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 No, mi sta trollando. Che torni da dove sei venuto. Che torni da dove sei venuto. E anche così? No, però così poi mi trolla. Che torni da dove sei venuto. Che torni da dove sei venuto. Questo mi inizia a mangiare tutte le cose. Che torni da dove sei venuto. No, dai. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. Devo rifarlo tutto a capo.
tu che infesti questo luogo nel nome del Signore. No, aspetta. Non sono pazzo. Io non mi faccio ammazzare così da un demone adesso. Non funziona così. E tu chiuditi. No, no, io non mi faccio abbattere da un demone adesso. Ho quasi tutto pronto e mo mi faccio abbattere alla fine solo perché non mi legge il testo. Non mi fa leggere, no, no, no. Questo no. Questo assolutamente no. Vedi, già mi sta a mangiare tutte. Guarda, guarda quante me ne sta a mangiare. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, che torni da dove sei venuto. Che torni da dove sei venuto. Che torni da dove sei venuto. Possa la tua anima tornare sulla terra. Possa il tuo corpo tornare polvere. Così sia la volontà del Signore. Eccola, là in fondo. Là in fondo, bastardo. Oh. Vi giuro, non è fattibile, non è possibile che mi faccio battere così solo perché non... non lo so. Solo perché non voleva... non mi leggeva la cosa. No, no, no. Io non lo tollero. Bro? So che volevo tornare le scritte, i cosi disegnati, ma... Onestamente come viene, è andata bene, me la finisco qui questa game, questo gameplay. Così mangio il panino con la frittata. No, è bello, però il demone è stato cattivissimo. I demoni sono i peggiori nei giochi. Filma, vai a quel paese te. Vabbè. Quasi impossibile però, vabbè, è andato. Bella raga. L'abbiamo finita, oh, abbiamo fatto tutte le mappe di Ghost Hunter Corps, eh? Vabbè, ci stava, abbiamo fatto video con tutti gli altri giochi, sia con Obsidio e Phasmophobia, quindi ovvio che dovevamo fare tutte le mappe, così ve li facevo vedere finalmente. Disegna sul libro, non disegnava, non faceva nulla, quindi tutto a posto. Bene, qua io ve la stoppo, raga, qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Dictator, saluto. Bella raga. E Dictator scompare. Ah, ok. Non si sente. Bella raga. Qui dal 38 passo e chiudo.